a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Qualche giorno fa è stato il mio compleanno e ora vi farò vedere i miei che cosa ho ricevuto per regalo. Allora iniziamo. Ho ricevuto questi pantaloncini verdi militari che mi piacciono molto, specialmente il colore. Però perché, allora vi spiego, sono fissata che devo avere dei pantaloncini corti, ma non mi piacciono gli shorts, anche perché andare a lavorare con gli shorts anche no. Quindi volevo un paio di pantaloncini, diciamo, con una giusta lunghezza. Questi me li sono provati, mi piacciono, ma sono un po' titubanti, quindi guarderò se cambiarli o no. Però devo dire, sono molto molto freschi anche per l'estate. Poi ho ricevuto pantaloni rosa lunghi, normali, senza strappi, senza nulla, sempre di Stradivarius, con la vita super alta. Questi hanno un piccolo difetto, infatti devo cambiare, che sono trasparenti. Quando me li sono provati avevo, diciamo, le mutande scure e si vedevano tutte, quindi devo cambiarli. Quindi fate attenzione se volete comprare questi pantaloni rosa, andatevela a provare con delle mutande scure, così vedete se sono trasparenti oppure no. Poi ho ricevuto questa stupendissima gonna di jeans nera. Ci sono un miliardo di gonne di jeans, cioè più che altro ce n'è, le forme sono tante, tantissime vanno così un po' ad A, e a me mi stanno malissimo. A me mi stanno bene le gonne dritte, e infatti questa è dritta, è nera, ma ha detto la mia sorella che c'è in altri colori, anche bianca e jeans, e quindi andrò a vederle semmai se c'è anche bianca, come mi sta o se è trasparente. Però l'amo, finalmente me l'ha trovata la mia sorella e sono super felice, è bellissima. Poi sta molto bene addosso, è molto morbida, mi piace da morire. Poi ho ricevuto questi pantaloni neri che sono fantastici. Guardate, in fondo c'hanno questo risvoltino. Sono pantaloni che da Stradivarius si chiamano paper bag, cioè che ti seguono le forme del corpo, diciamo un pochino così. Sono un pochino a vita alta e poi ti vanno giù, ti seguono il corpo e la gamba si ristringe un pochino. Va bene, non attillato, ma si ristringe un pochino. E a me questi sono i pantaloni che mi stanno meglio di tutti. E devo dire che sono fantastici, comodissimi e vestono benissimo. Io ovviamente da Stradivarius ho la M e devo dire che fanno una figura meravigliosa. Veramente bellissima, molto, proprio si fanno molto eleganti. Mi piacciono da morire queste cose la mia sorella le ha comprate tutte di Stradivarius sul sito e mi ha detto che ci sono anche più estivi, quindi dovrò guardare per anche pantaloni più estivi. Questi poi io amo i body, li amo con tutta me stessa, perché li agganci e ti vanno dentro benissimo. Quindi ho ricevuto, questi sono tre body uguali, così, a manica corta, a costine, con questo scollino così molto bellino, perché non è uno scollino cioè non è uno scollo troppo fondo, ma è uno scollo molto bellino, fine, secondo me, e l'ho ricevuto così rosa, e devo dire che non sono trasparenti, bianco, fantastico, e nero. Hanno l'attaccatura qui sotto con i bottoncini, però non danno noia, ecco. Sì, fantastici, io amo i body, li amo molto a me stessa. Poi, sempre Stradivarius, ho ricevuto questo golf nero, ma so che c'è anche tipo verde militare, che è secondo me un golf fantastico, perché allora è tutto traforato, vedete? Guardate qua, è tutto traforato così,
ha la manica un po' più larga e che poi si va a restringere qui sul polso. È fantastico secondo me perché nella mezza stagione o anche a giugno, così tipo in ufficio da me c'è l'aria condizionata a 1000 e fa un freddo cane. Quando si accende perché fa caldo, dopo 2 minuti fa un freddo che si muore. Entri nell'ufficio del mio capo, congeli. Quindi metto sempre un golf. E questi golf secondo me sono utilissimi perché non sono golf di cotone o comunque sia che ti fanno caldo, ma essendo tutti traforati stai benissimo. Comunque a me piacciono e questo è bellissimo, sta benissimo addosso. Poi, sempre per parlare di Stradivarius, ultima cosa, ho ricevuto questo golf con la manica così meravigliosa, larga, che poi si restringe sul polso. Ha qui 2 tasche, una da una parte, una da quell'altra, ed è bellissimo, era da tantissimo che lo volevo, perché io li uso tantissimo. In inverno ce l'ho di lana e ora avevo bisogno appunto di questo di cotone un pochino più pesante. È meraviglioso perché sotto ci puoi tenere anche un golfino più leggero e usarlo come, diciamo, capospalla questo, oppure puoi anche andare appunto con una maglia a maniche lunghe, una camicia e tutto e avere questo che secondo me ti rifinisce. Sono veramente belli a me. Questi golf a me piacciono tantissimo. Poi ho ricevuto questi 2 toppini, canotte, non so come li chiamate, di Primark. Attenzione, da Primark hanno cambiato le taglie, o comunque sia, da Primark questo vicino a me hanno cambiato le taglie, perché di questi top, canotte, come li volete chiamare, mi hanno preso la S, che è la 42-44, solitamente io prendevo la M, 42-44, comunque. Questo è così, liscio, con le spalline, che sono anche regolabili. Mentre quest'altro ha la spallina più larga, ed è a costine. Allora, a me servono in estate, primavera, estate, perché ho in primavera perché ho tipo delle felpine a 3/4 che mi metto sotto il top e questa felpina, oppure perché mi piace andare semmai con la camicia aperta e sotto ovviamente una canotta, toppino, come lo volete chiamare, così. Poi ho ricevuto una spugna a forma di maiale, perché come sapete io amo i maiali. Poi una borsa, come le chiamo io, diciamo da sbratto, perché la mia si è sfasciata, anche perché queste comprate da Primark a poco si sfasciano facilmente, e quindi ho ricevuto questa questa fatta così, che c'è qui questa taschina dove si può mettere qualcosa, e poi si apre e c'è dentro una taschina con la zip e poi di qua 2 taschine dove c'è tipo si può mettere il cellulare e altre cose. Ovviamente il mio cellulare si entra qui, se no di solito non c'entra mai, e c'ha anche questa bustina nera attaccata. Comunque vabbè, in più c'è anche questa bustina nera. Vabbè, mi serve appunto anche per l'estate quando vado al mare, oppure insomma mi serve una borsa un pochino più piccola ma più grande, specialmente per l'estate quando faccio i viaggi sabato e la domenica per andare al mare e tutto, che ho bisogno di metterci un pochino più roba dentro la borsa e quindi non, quelle piccoline non mi ci entra niente e ho bisogno di una un pochino più grande. Poi ho ricevuto 2 power bank, una così da 5.000 e una super gigante da 10.000, perché io rimango sempre senza carica nel cellulare e non ho mai, non mi ricordo mai di portarmi dietro il cavo per caricare il telefono, quindi con questo avrò, diciamo, quasi sempre il telefono carico e non ce l'avrò, diciamo, scarico, non rimarrò fuori dal mondo. Comunque, poi mi hanno regalato anche, mia figlia li ha scelti, la Squincy, questi smalti
qui perché io amo gli smalti. Questi comprati da Claire's, non so se ce l'avete anche voi, però mi piacciono i loro smalti perché si danno molto bene e poi ce l'hanno anche più particolari, mi piacciono molto. E è lillino chiaro con dei brillantini. Solitamente me lo metto quando non ho voglia di mettermi tanto lo smalto colorato, allora mi metto questi smalti un po' più particolari. Poi questo è più viola con sempre brillantini, sono tutti sui viola, rosa, così, perché li ha scelti tutti la Squinzy. Secondo lei devono andare sempre insieme il viola e il rosa. Infatti ho anche qui, mi ha preso anche questo rosa con i brillantini. E poi c'è questo fantastico, stupendo, quello che mi piace più di tutti, che è, sembra un pochino olografico sul rosa, fucsia, e ce l'ho così anche sul celeste, bellissimo, mi piacciono tanto, tantissimo. E infine la Squinzy mi ha regalato, visto che io adoro le cavigliere, una cavigliera, questa secondo lei la più bella che abbia mai trovato. Aspettate, ve la faccio vedere meglio. Ecco, questa cavigliera qui mi ha regalato, che c'è anche degli sbrillocchi, che quando le ho detto a Cipicchi, a Squinzy, c'è anche degli sbrillocchi qui luminosi, ah mamma, non me ne ero neanche accorta, l'ha presa perché ci sono le stelline e quindi ora la porto sempre, anche perché io non posso stare senza cavigliere perché mi piacciono, vabbè, troppo, quindi le tengo tutto l'anno e ora ho anche questa, quindi questa è la più preziosa di tutti perché me l'ha regalata lei. Allora, questi erano i regali che ho ricevuto per il mio compleanno e spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!